Chiusura di settimana contrastata per le principali piazze finanziarie europee, mentre Wall Street viaggia in rialzo. Spinte dai dati sul mercato del lavoro di giugno, parzialmente le borse del vecchio continente non trovano una direzione univoca, mentre attendono gli esiti del G20. Londra registra più 0,19%, Francoforte termina la seduta sopra la parità, più 0,06%, Parigi meno 0,14%, a Milano il FTSE MIB lascia sul terreno lo 0,33%, a 21.015 punti, mentre lo share chiude a 23.184 punti, meno 0,2%. Tra le blue chips milanesi e Mediaset a scontare la peggiore performance con una flessione del 3,07%, vendite sul comparto dell'oil and gas in scia al calo del prezzo del petrolio. In rosso anche il risparmio gestito con FinecoBank che perde il 2,81%, Azimut che cede l'1,28%, Banche Generali meno 1,05%.